Romina Power a Domenica In, con Albano l'amore non è finito e non finirà mai. Domenica In, intervista a Romina Power, le nuove dichiarazioni su Albano Carrisi. Romina Power è tornata in TV e le nuove dichiarazioni su Albano faranno sicuramente discutere nelle prossime settimane. L'artista americana ha rivelato a Domenica In che l'amore con l'ex marito, oggi impegnato ufficialmente con Loredana Lecciso, non è mai finito del tutto e mai finirà. Parole che hanno sorpreso la conduttrice Cristina Parodi e soprattutto il fan club di Romina presente in studio. Ripercorrendo la sua lunga carriera, la figlia di Tirone Power e Linda Christian non ha potuto fare a meno di parlare dell'incontro che le ha cambiato la vita, ovvero quello con Albano. E tra un filmato a Marcord e un altro, la donna ha confidato di provare ancora un sentimento forte per il padre dei suoi quattro figli, Ilenia, Iari, Cristella e Romina Junior, detta Uga. Albano e Romina ancora legati dall'amore, parola della Power. Con Albano non è finito l'amore, ha spiegato Romina Power a Domenica In. La cantante, attrice e pittrice ha poi provato a difendersi dopo aver sollevato un boato in studio. Ma cosa cambia nelle vostre vite se stiamo insieme oppure no? Ha chiesto Romina. Che ha poi rincarato la dose, puntualizzando che il legame con Carrisi non finirà mai, è eterno e immenso. Non finirà mai con Albano, ha assicurato Romina, che ha infine scherzato, ora mi sono data la zappa sui piedi, nessun pretendente si farà più avanti. Tutte le recenti affermazioni di Romina sulla storia con Albano. Solo qualche mese fa Romina aveva fatto sapere a Verissimo, Albano mi ama ancora. Un'esternazione che ha fatto infuriare il diretto interessato, che dalla Lecciso ha avuto altri due figli, Yasmin e Albano Junior detto Bido ancora adolescenti. Non è vero che ci amiamo ancora. Io, che la conosco, so che di Romina bisogna saper cogliere l'ironia, ha replicato il cantante di Cellino San Marco. Anche le dichiarazioni a Domenica In sono frutto dell'ironia della Power? E come reagirà stavolta Loredana che, almeno fino ad oggi, ha preferito restare in silenzio?